E la campagna si chiama Intanto Salva il Suolo, quindi abbiamo dato o People for Soil in inglese, perché abbiamo costruito per questa campagna un network internazionale di più di 400 associazioni o enti di vario genere in tutto il mondo, quindi ci sono le associazioni in tutta Europa, ci sono le associazioni ambientaliste, ma ci sono anche le associazioni del biologico, dei produttori del biologico, gli agricoltori di qualità, ci sono ad esempio dei comuni che hanno aderito, delle città che hanno aderito alla nostra battaglia, così come chi si occupa di paesaggio. Perché ritiene che ovviamente sia importante tutelare il suolo per tutelare ovviamente il paesaggio. Quindi un grande network, una grande rete che, come dire, anche Legambiente siamo orgogliosi di aver costruito, perché è una rete con cui noi continueremo a lavorare anche in futuro, al di là della campagna che si chiude entro metà settembre. Quindi insomma questo è già un risultato veramente, veramente importante. E la campagna vuole arrivare a 1 milione di firme in tutta Europa, è una campagna dedicata ai cittadini, che quindi dice: cittadini, chiedete attraverso le associazioni di poter intervenire sulle politiche che hanno a che fare con una direttiva europea sul suolo che oggi non c'è. Quindi ogni Stato membro gestisce all'interno il proprio territorio, il proprio suolo, il consumo, il rischio idrogeologico, la desertificazione, la biodiversità come meglio crede, non appoggiandosi a una piattaforma comune che in qualche modo può dare delle indicazioni che siano uguali per tutti, che siano un filo conduttore dove ovviamente poi ogni Stato membro può fare delle piccole variazioni, però c'è una base su cui poter lavorare in modo comune. Ecco, questa cosa non c'è. Quindi anche sui terreni contaminati noi abbiamo visto che ad esempio in Italia alcuni terreni contaminati, che noi consideriamo contaminati, quindi dove va bonificato, non ci si può fare proprio niente sopra lì, ad esempio in Germania sono oggetto di pianificazione edilizia perché hanno un concetto diverso e una normativa diversa da quella italiana. Per contro cosa succede in Italia? Che abbiamo una legge che dovrebbe fermare il consumo di suolo, quindi rendere, come dire, tutelare ancora meglio il nostro suolo, che è ferma in Parlamento ormai da quasi un anno, se non di più, e crediamo insomma che entro la fine di questa legislatura comunque non si muoverà. Ormai mancano 6 mesi, poco più alla fine, allo scadere di questo governo Gentiloni, e non crediamo sia possibile che venga approvata. Quindi un altro buco normativo oltre alla direttiva europea. Si stanno muovendo le regioni, ognuno, anche qui in assenza di una piattaforma comune a livello italiano, ogni regione crede di poter tutelare il proprio suolo facendo normative ad hoc su quella che è la propria realtà. Quindi, come dire, leggi molto diverse, molto diversificate da regione a regione, che ovviamente alcune tutelano in modo interessante, altre lasciano degli spazi invece ancora alla speculazione. In tutto questo si collocano i sindaci dei comuni, anche qui, con una visione molto diversa, molto diversificata. Ci sono sindaci molto bravi come quelli che abbiamo premiato qui a Festambiente per appunto con un premio per aver salvato il suolo, che si sono adoperati proprio per ridurre le pianificazioni urbanistiche, molte legate all'abusivismo edilizio, quindi all'assenza totale di regole nello costruire un edificio. Ad esempio la costruzione di centri commerciali che soprattutto al nord vanno per la maggiore, abbondano, è l'unico settore che si sta muovendo ancora da questo punto di vista, lì con delle regole che però vengono in qualche modo stravolte, vengono fatti, come dire, dei raggiri per arrivare all'obiettivo consumando porzioni enormi di territorio agricolo in pianura padana. Allora torniamo a quanta importanza ha il suolo ad esempio per il cibo. La pianura padana, che è una fonte importantissima di produzione agricola, viene massacrata appunto per far posto magari al centro commerciale, al capannone, chi il cibo lo vende, lo trasforma, ma non lo produce. Allora i sindaci sono stretti in questa morsa, abbiamo veramente però delle eccellenze, anche sindaci che rischiano in proprio, non soltanto dal punto di vista amministrativo ma anche dal punto di vista personale, perché magari qualche autorizzazione è già stata data e, come dire, bloccare quell'autorizzazione vuol dire una richiesta di danni da parte di chi ha chiesto insomma di poter costruire su quel territorio. Quindi questi sindaci noi abbiamo voluto in qualche modo premiarli, erano degli esempi premiati qui a Festambiente, ma sono stati veramente importanti perché rappresentano una modalità, rappresentano anche un modello
per altri sindaci che magari vorrebbero in qualche modo ridurre quello che è il consumo di suolo nel loro territorio e hanno magari paura, non sanno come fare, non sanno come essere, come poter essere tutelati fino in fondo rispetto veramente a richieste di danni che poi sono milionarie, quindi come dire anche pesanti non solo per il comune ma anche come responsabilità individuale dei sindaci.